Roma i bollettini dei morti e dei malati si fanno sempre più impietosi, eppure sembra esserci ancora chi prende la minaccia del nuovo coronavirus alla leggera. Ieri c'era 100 persone, in media. Addirittura. 80-100 persone. Il problema sembra venire soprattutto da chi fa attività all'aria aperta, corse, passeggiate, eccetera. Attività permesse dal decreto, ma solo in solitudine e a distanza di sicurezza. Lei quindi viene qui tutti i giorni a correre? Dico, io sono nuotatore agonista master. Sono 10 anni che mi alleno 2 ore e 2 ore e mezza al giorno. Se sto 6 mesi fermo, 4 mesi fermo, a 55 anni la forma che avevo non la recupererò più. Per chi fa una passeggiata e basta, secondo me non rappresenta una grave necessità. Si sta pensando di restringere ancora e sì, forse è l'ultima corsa che mi permetto prima che esce il nuovo decreto. È meglio togliere? Ma a questo punto sì, c'è tanta gente che corre, io ne ho approfittato oggi per farmi l'ultima, poi è probabile che... C'è una contraddizione però, lei dice che è giusto togliere però poi viene a correre. Visto che hanno tolto cose anche più importanti, secondo me è anche giusto. Anche se corre lei è d'accordo con le restrizioni? Per forza. Bisogna fare quello che è giusto. Insomma, i runner sembrano rassegnati a nuove restrizioni, ma c'è da dire che le leggerezze e le trasgressioni al decreto del 9 marzo non sembrano un fenomeno di massa, anche perché ormai i controlli si sono fatti fitti, come testimoniano le 53.000 denunce presentate finora. Problemi ci sono soprattutto nelle periferie meno controllate, come nella zona di Ostia, complice forse il clima ormai primaverile e che purtroppo potrebbe rappresentare solo un problema in più. Mo via per mare e me ne tornavo a casa. Sul lungomare si corre da soli. Andrebbe ridotta l'attività sportiva solamente a chi fa sport a livello agonistico. In 2, ma anche in 3. Eravate 3. Non si dovrebbe, lo sai, solo da soli è permesso. Sappiamo che c'è il divieto di assembramento, però non c'è l'impossibilità di andarsi ad allenare, quindi rimaniamo a distanza e andiamo a correre. C'è chi si muove per motivi medici, sanitari, biciclette a non finire e anche un piccolo assembramento in riva al mare. Sono iperteso e sono allergico a dei farmaci. Non posso stare fermo, nel senso che se voglio abbassare la pressione devo camminare almeno 1 ora e mezza al giorno, perché sono allergico ai farmaci antipertensivi. Ma il peggio è nella pineta di Castelfusano, aperta al pubblico e dove incontriamo facilmente ancora un gruppetto di adolescenti e soprattutto diverse famiglie intere. Ma vi sembra il caso di fare le passeggiate qui tutti quanti insieme? Non mi prendete le altre gambe. Stiamo facendo attività fisica però. Poi stiamo tornando a casa, siamo distanti. Stiamo a rispettare la distanza. Sì.